Grande Fratello VIP, rissa nella notte, paura per Cecilia e Malgioglio. GF VIP, nella notte rissa fuori la casa, Cristiano Malgioglio impaurito. Mentre tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP dormivano, nel cuore della notte sono stati svegliati da alcune urla al megafono fuori dalla casa. Immediata la reazione dei VIP, subito si sono catapultati fuori in giardino per capire cosa stesse succedendo, anche Cristiano Malgioglio a Tristopoli si è spaventato molto. Pare che fuori la casa del Grande Fratello VIP il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, abbia cominciato ad urlare al megafono per la sua compagna delle frasi a tratti incomprensibili, mentre poco dopo si è sentito, basta, basta, qui fuori è scoppiato il casino. Attimi di silenzio per capire un po' e poi la regia ha mandato prontamente la musica all'interno della casa. Cecilia, riconoscendo la voce del suo fidanzato, è scoppiata a piangere perché preoccupata. Anche nella stazione di Tristopoli si sono udite le urla di Francesco Monte, le quali hanno svegliato e impaurito il paroliere Cristiano Malgioglio. Grande Fratello VIP, lacrime per Cecilia e tanta paura per Cristiano. Nella notte, Francesco Monte ha deciso di andare fuori la casa del GF VIP, a Cinecittà, ad urlare delle parole alla sua ragazza Cecilia Rodriguez. Le sue grida hanno svegliato tutti i VIP, anche a Tristopoli Cristiano Malgioglio si è prontamente portato sul ciglio del suo vagone, qui sta succedendo un casino. È tutto un casino fuori. È successo un casino fuori. Ma cosa sarà successo davvero? A cosa si riferiva Francesco Monte? Probabilmente al flirt tra Cecilia e Ignazio che stanno riempiendo tutte le pagine di gossip e di siti web? Poco dopo si sono udite delle urla di una signora, forse della produzione, ve ne dovete andà. Avete rotto il cizzo. Sembra che Monte non stia gradendo assolutamente il rapporto, costruito? Creatosi in questi ultimi giorni tra la sua compagna Cecilia e il ciclista Ignazio Moser. Durante l'ultima puntata del serale del GF VIP, in studio l'ex tronista di Uomini e Donne aveva affermato di essere fiducioso nei gesti della sua Cecu, riservando dure parole al comportamento di Ignazio definendolo un quindicenne, da uomo sarebbe dovuto stare alla larga. Sentendo il fidanzato urlare, la sorella di Belen è scoppiata in lacrime, non potendo capire bene la situazione fuori le mura della casa di Cinecittà. Cristiano Malgioglio si è spaventato e ha chiesto spiegazioni alla produzione. Ci saranno risvolti su questa storia? E, poi, questa storia vedrà la luce in TV?